Lately it's looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work and you can find me where that. Ti ho mandato su Twitter Lele Dani che insulta un suo abbonato. Vabbè, questo si apre subito. Complimenti! Dovresti vergognarti. Scrivi pure tuo fan. Questo è il paese. Meno male che siete pochi e ormai inutili. Ti stimavo, come puoi vedere nei messaggi sopra. Mamma mia, richieste da un ban. Vergogna, vergognati. Ultimamente mi stai cadendo in basso. La Juve deve andare in semifinale, mentre il PSG con Messi, Mbappé e Neymar dovrebbe. Cosa ti ha fatto Allegri di male? Ascolta bene e vergognati. E impara. Da chi? Da Cassano? Che ti prendo per il culo e a bocchi rifletti. Ma chi? Io guardo e mi faccio un'idea mia. Ragiona. E vi guardo e sono anche abbonato alla Bobo TV. Ascolta le mie analisi. Proprio perché mi piace parlare di calcio, io non ti ho insultato né nulla. Sono tutte con un senso e guidate dal campo. Ragiona. Tu mi dici di vergognarmi e cose simili, ma ragiona cosa con uno che non mette Ronaldo nei 10 giocatori più forti del mondo? Altro che gli imbecilli mediocri che vivono per i like e ti abbocchi, salvateci voi, svegliati. Bob e Nick non sono di parte, sono neutri. Che non combini nulla nella vita. Tu ce l'hai con Allegri, svegliati. Chi si espone ti porta alla verità, ti apre la mente. Non chi se ne fotte e ti prende in giro con parole superficiali. Non voglio mai avere una conversazione di questo tipo con Lele Adani, ragazzi. Mi sta dannatamente spaventando. Ma io non ascolto nessuno, forse non l'hai capito. Guardo ogni partita di Serie A e di Champions. Mazza che palle. Porco due. E pressa pochissimo. Impara a seguire i giusti. Ora stasera ti darò un'altra lezione di calcio e vita. Fanne tesoro. Come si fa a contestare l'esonero di Bielsa che 60 gol li ha subiti forse solo la Salernitana, in Italia? Invece di dire scemenze, fallito, vergognati. Che lezione mi darai? Su cosa? Ora ti blocco. Neymar è il secondo giocatore più forte del mondo. Mamma mia, però già che usa ste emoji, ragazzi, cioè, già che usa ste emoji, effettivamente forse Lele già c'ha ragione dal principio, eh. Non vogliamo gente come te. Ora aspetta stasera e impara, coglione. Sei a dare del cognome a me, a dirmi di vergognarmi, fallito, non fai nulla nella vita, quando ho solo fatto una piccola provocazione sotto ad un post, manco scrivendo a te. Dammela ora da Linus e Nicola, se vuoi la lezione che ti sto aspettando. Ma non penso sia true, dai. Me sa de fake, raga. Pacchetto Icona Prime, bang. Vaffanculo, va. A filo, a filo. Cioè, pressa pochissimo, ti devi vergognare. Vergogna. Ora ti blocco e puoi guardare il mio prossimo pack opening per la lezione di vita e di calcio. Porco due, che culo, fi. Che culo, bibro. Che culo. Zio, raga. Mamma mia, è vero, faceva impressione. Ehi, e dammelo 90 più. Ha un DD. Ma questo non l'avevo mai trovato. 80 di velocità, ma sei schifo. Uno di tre hanno in rassegna B-Day. Bang. Vabbè, chiamo Erzium. Dai, Erzium if in anticipo c'hai. Tanto Erzium if sarà uguale. Porco zio, ma oggi sto scula a tutti, oh. Bam. Carucci. Kipi? E Koulibaly, vai. Talapot è buono. A voglia. Ma in realtà alla fine sti pacchi droppano pure, se ci pensi. Oh. Mamma mia. Mamma mia! Chiamo Dante, sì, ma che è sto sbocco? Vuoi piam Müller? Chi vuoi? Se Galeno corre, sì. 4-3. Mamma mia, te lo dai in bocca, te lo dai. Anzi, scelgo io, ho deciso. Tevi Thomas Müller. Bello. Fammi vedere che troviamo con sta grafichina. Penso alle bet, supremo, così secco. 88 passaggio, 64 di fisico. Potrebbe essere Pires. E l'altri due? Rune ai mid, dici? E quell'altro 85-81, che cazzo è? Wright, eh? No, Wright 81 dei dribbling, è so disrespectful. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Chi te prendi qua? Io fossi in te, onesto, prenderei Pires. E te dirò di più. Perché è buono per le SBC. No, gli altri sì, sono comunque inutilizzabili. Fanno tutti schifo. Cioè, Pires almeno 91 rated. Però, mamma mia. Che schifo, guarda. Quasi peggio dei tre van di Karma Piatta. Quasi peggio dei tre van di Karma Piatta, raga. Allora, vediamo un po'. Metti
Metti la roba. Vediamo se c'è almeno un giocatore brasiliano. Vediamo un po'. Bang. Allora, ma che c'ha? È il gioco spostato. C'è il gioco spostato, sì. Allora, no, vabbè, questo è Bergkamp Prime, ma vabbè. Questo mi sa che è tipo Riquelme. Zanetti, ok. E quest'altro sarà un attaccante. 82 passaggio, 78 di fisico. Sarà un Torres. Chi P? Vabbè, Bergkamp, dai. Tutta la vita, dai. Almeno mezzo lo puoi provare. Oh. Non mi importa niente se. Zoom o Bruno? Il Sium, buonissimo. Oggi erano aperti i rubinetti comunque, eh. Unitas, sì o no, mannala. Chi so questi, regà, chi cazzo abbiamo trovato? Che dite? Brutti. Dai, so carini, oh. Cioè, prendi Zola, non è male. Meglio dei tre van, quello sì. Dai, abbiamo Gianfranco, dai, fidate di Gianfranco. Gianfranco è buono, Crespo è un tronco del Sium, vi guardi. Mamma mia, Crespo era bello, su FIFA 18 era bello, Crespo, bravo. Mamma mia, quanto mi divertivo. Ma lo sapete, ieri ho visto un tweet, regà, che mi ha fatto riflettere. Ieri, allora, io su FIFA, ai tempi, e mi arrapavo soltanto se trovavo una carta di un colore strano. Pure se quella carta era una merda, pensavo che fosse, che, cioè, che magari è... Boom, era il giocatore più forte del mondo. Invece era un coglione, solo perché la carta era colorata. Pensa quanto è cambiato poi negli anni. Allora, Ha funzionato. Stavo per mettere la grafica per aprire le bet. Invece ha funzionato, sì. Non ho fatto niente di tutto questo. Diretto, secco, Puskas e stacce. Il picchetto hanno in rassegna B-Day. Bang, Cristiano, Fofana. Vabbè, piamo e debbo. Ma sei brutti. Questo in realtà era pure semi buggato. Però mamma mia che merda, frate. Quella era buona a dicembre, quando è uscito, zio porco. Altro che... Ah, io lo sai che ancora lo devo fare pure io. Senti, vaffanculo. Intanto che aspettiamo che arma piatta, vado a fare pure io quel coso. Bang. Non mi importa niente se piangi. Oddio. Se prende il Sium e se butta dentro l'SBC di qualcuno. Quaresma, tipo. Ah, regà, l'ha già aperto, quindi apro subito la grafichina. Calma pia, fammi vedere. Sì, ma già che mi dici fatte due risate, cioè significa che hai trovato un'altra volta la merda. Hai trovato un'altra volta la merda? Allora, questo che è? Suger, Runei e Paolo Scolastico? Porco Dio, Karmapia non le fa mai più. Mamma mia, che schifo. Ma Karmapia, ma sei una cosa imbarazzante. Cioè, le hai con tue, sono tipo la merda, zì. T'ho spoilerato che era una merda, ma alla fine che t'aspetti? No, infatti, che cazzo t'aspetti da sto coso? Porco Dio, raga, ma che vomito. Che vomito di pic. Holy shit. Mi dispiace, Karmapia.